Un saluto ai nostri telespettatori di La Fonti Legal e benvenuti a questa nuova puntata, che è anche la prima del 2020, dedicata alle interviste di La Fonti Legal. Oggi parliamo di una importante novità introdotta a fine 2019, alla fine dello scorso anno, dal decreto fiscale e dalla legge di conversione, che ha allargato la responsabilità amministrativa di imprese ed enti ex decreto legislativo 231 del 2001 a una serie di reati tributari. Ecco, in pratica, in poche parole, se l'impresa commette uno degli illeciti penali tributari previsti da un nuovo articolo che è stato introdotto all'interno del DLGS 231, e non dimostra di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire e a gestire tali reati, scatta la responsabilità amministrativa della società, con sanzioni, cioè che si traduce poi in sanzioni che possono arrivare a oltre 770 mila euro. Quindi, insomma, come si può immaginare, questa novità sta avendo degli effetti immediati sui modelli adottati dalle società e sulle loro corporate governance. Ecco, l'obiettivo della puntata di oggi è proprio vedere quali sono nel dettaglio queste novità introdotte dal decreto fiscale e quali effetti avranno sulle imprese e quali modelli soprattutto conviene attuare per mettersi al riparo dalle sanzioni. Ecco, potremo approfondire tutti questi temi grazie al nostro ospite di oggi, che saluto e che vi presento. Buonasera, buonasera a L'avvocato tutti. Paolo Peroni dello studio Rodel & Partner, che sta seguendo la tematica da vicino e che appunto è esperto in materia di 231. Grazie tantissimo dell'invito e mi fa veramente piacere condividere con voi le primissime osservazioni, ecco, su questo tema che è un tema caldissimo e estremamente recente, Ecco, avvocato, io partirei proprio infatti dalle novità, cioè se ci può dare un assolutamente, quadro, assolutamente. perché appunto una tematica molto tecnica, e le chiedo se può spiegarci in breve Assolutamente quali sono le sì, novità. assolutamente sì. In effetti, come lei ha già anticipato, il decreto fiscale 2020 prima e la legge di conversione del 24 dicembre 2019, quindi natalizia, hanno da una parte inasprito le pene e ridotto le soglie di punibilità per alcuni reati tributari, ma soprattutto hanno sancito l'ingresso e l'inserimento di alcune fattispecie di reato tributario tra i reati presupposto previsti dal decreto 231 in materia di responsabilità amministrativa delle imprese. È una novità che si attendeva da tempo. In effetti, la novità sta nel aver recepito e integrato tra i reati presupposto direttamente questi reati tributari, mentre prima i reati comunque avevano una certa rilevanza in quanto reati scopo di altri reati già previsti nel catalogo 231, che erano in particolare i reati di autoriciclaggio e i reati di associazione per delinquere. Lo spunto lo spunto definitivo, perché in effetti si parlava dell'integrazione dei reati tributari tra i reati presupposto 231 già da tempo, era un argomento caldissimo, molto dibattuto e molto sentito, ci si preparava in qualche modo. Lo spunto definitivo è arrivato dalla direttiva PIF del 2017, con cui l'Unione Europea ha invitato tutti gli Stati membri a identificare come reati le frodi che ledono gli interessi dell'Unione. La particolarità è che la direttiva PIF era concentrata in particolare su reati tributari inerenti all'imposta sul valore aggiunto e ovviamente si concentrava sulle fattispecie di reato transnazionale. Il legislatore italiano, nelle ultime settimane del 2019, invece ha esteso notevolmente la portata, diciamo, dell'ingresso dei reati tributari, Perché, ecco, prevedendo scusi se la 5 interrompo, fattispecie di inizialmente il reato. decreto fiscale prevedeva, diciamo, una serie di reati Una che poi serie sono di stati reati che poi sono stati allargati dalla allargati. legge di Sì, conversione. dalla legge di conversione, tant'è che l'articolo 25 e
quest decies introdotto nel decreto 231 prevede ben 5 fattispecie di reato, che sono il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, l'emissione di fatture o altri documenti contabili per operazioni inesistenti, che è la fattispecie, se vogliamo, inversa, in cui c'è un soggetto che emette delle fatture in difetto di una operazione che giustifichi l'emissione della fattura, è inversa rispetto alla situazione della dichiarazione fraudolenta, che si serve di fatture emesse da terzi per far valere dei costi che in effetti non ha sostenuto, la società non ha sostenuto, l'occultamento, la distruzione dei documenti contabili fino alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Quindi diciamo che l'elemento sicuramente comune di queste fattispecie di reato è la dell'attività, diciamo, mirata alla dichiarazione fiscale o attività, diciamo, propedeutica comunque significativa dal punto di vista fiscale, in assenza di prestazioni effettivamente svolte che giustifichino quindi l'emissione di fatture e quindi di tutti gli aspetti fiscali correlati. Sicuramente quindi l'articolo 25 quinquies decies ha ampliato in maniera molto importante l'impatto dal punto dei reati, dell'ingresso dei reati fiscali all'interno della 231, prevedendo diverse fattispecie, soprattutto prevedendo le fattispecie che riguardano potenzialmente tutte le aziende, quindi la portata è enorme. Veniamo infatti adesso proprio all'impatto, no? Che avrà anche sui modelli adottati dalle imprese. L'impatto sarà estremamente significativo, innanzitutto perché le aziende hanno evidentemente la necessità di prevenire il rischio di commissione di illeciti e anche prevenire il rischio di essere sanzionate, perché lei ha giustamente prima sottolineato l'importanza anche dal punto di vista delle sanzioni, delle novità legislative che stiamo discutendo. Lei prima citava le sanzioni amministrative pecuniarie, che possono arrivare a 700.000 euro, ma possono superare anche il milione in presenza di determinate circostanze aggravanti. Ma il tema è anche quello delle sanzioni interdittive, che sono e possono essere altrettanto incidenti, altrettanto interferenti. In particolare le sanzioni che riguardano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o l'esclusione da agevolazioni o da finanziamenti, contributi. Noi per esempio assistiamo a tantissime società operanti nel settore delle energie rinnovabili che accedono a degli incentivi. Queste società, in presenza di un reato commesso nell'interesse e vantaggio della società, si potrebbero vedere revocare gli incentivi con effetto anche retroattivo. Quindi questa è la portata sanzionatoria. Evidentemente è necessario reagire rispetto a questa novità. Allora, piccola premessa, ci sono società in Italia, come lei probabilmente sa, l'adozione del modello organizzativo di gestione e controllo che consente ad una società di andare esente da responsabilità amministrativa è facoltativa, salvo società operanti in determinati settori. Però la portata e la rilevanza dei reati tributari, soprattutto il fatto di poter essere applicati e il rischio, diciamo, riguardare tendenzialmente tutte le società, e direi di più, tutte le organizzazioni, persino le organizzazioni professionali, rende particolarmente, diciamo, consigliabile l'adozione di un modello organizzativo. Questo sia appunto per le piccole, per le medie, per assolutamente, le grandi imprese. Assolutamente, assolutamente. Perché comunque il rischio è un rischio che potenzialmente riguarda tutte le aziende. Questo significa, per chi non è ancora non ne disponga, sicuramente implementare un modello organizzativo di gestione e controllo, che a questo punto conterrà evidentemente delle procedure, delle prescrizioni, delle regole di condotta finalizzate alla prevenzione di tutti i reati, presupposto che siano rilevanti, che siano strettamente commissibili da questa azienda, dalla società. E sicuramente, cioè non c'è dubbio, anche la prevenzione dovrà contenere delle parti speciali, delle procedure mirate alla prevenzione dei reati tributari. Chi
come tante aziende che noi già assistiamo, si sia già dotato di un modello organizzativo di gestione e controllo, dovrà sicuramente integrarlo, aggiornarlo, non solo prevedendo evidentemente tra i reati presupposto anche i reati tributari di cui abbiamo accennato prima, ma prevedendo delle misure concrete finalizzate alla prevenzione dei rischi. E questo, devo dire, la portata è tale, la portata di questa norma è tale da rendere opportuno un ripensamento delle regole di corporate governance aziendali, perché implementare un sistema efficiente ed efficace di tax compliance significa probabilmente ripensare i meccanismi, anche l'attribuzione di ruoli e di funzioni all'interno dell'azienda. Quindi sicuramente nominando magari appunto una persona responsabile per questo tipo certo, di... Certo, assolutamente sì. E quindi sicuramente occorrerà per le aziende, per tutte le aziende, sia quelle che si trovano a dover, diciamo, per la prima volta redigere un modello organizzativo, sia per quelle che il modello ce l'hanno già e lo devono aggiornare, effettuare un cosiddetto risk assessment, che dovrà valutare i sistemi di controllo interni già esistenti, le misure, le procedure che magari l'azienda ha già elaborato, magari allo scopo di prevenire altri rischi, o semplicemente con un'ottica gestionale dovrà verificare se le misure esistenti sono già strettamente idonee a prevenire la commissione di illeciti, e se non lo sono occorrerà fare un lavoro d'équipe, tra virgolette, con l'azienda per sviluppare dei sistemi di gestione che siano compliant, che siano appunto almeno astrattamente idonei a minimizzare o eliminare addirittura il rischio di commissione di illeciti. Facile sulla carta, molto difficile poi quando si va ad operare. Però sicuramente, soprattutto nelle aziende più grandi e più strutturate, può avere un senso istituire proprio un sistema integrato, un tax control framework, in cui ci sia una mappatura e una gestione di tutti i rischi fiscali, cioè di tutti i rischi connessi al non corretto assolvimento degli obblighi fiscali, che possono riguardare sia l'attività, diciamo, corrente di un'azienda, dall'emissione delle fatture alla, diciamo, ripartizione dei ruoli e i controlli magari legati ai diversi centri di acquisto e centri di costo di un'azienda, sia evidentemente anche le attività più complesse, le attività anche di natura straordinaria, rispetto alle quali deve essere acceso un faro di finalizzato a verificare le possibili complessità. Devo dire che è una materia molto molto affascinante, perché queste tematiche vanno a incidere su tanti aspetti e tanti profili diversi. Abbiamo citato prima la corporate governance, che se vogliamo è il concetto che li riunisce tutti, ma nel mondo dei gruppi, per esempio, un tema delicatissimo che deve essere affrontato con molta cautela è quello delle operazioni infragruppo, dei rapporti fra le diverse società di un gruppo. Il tema altrettanto significativo della direzione e coordinamento, quindi delle relazioni anche con le società che esercitano l'attività di direzione e coordinamento, certo. Le relazioni tra società per quanto riguarda magari dei servizi che sono centralizzati, è un tema molto significativo, che era già molto sentito per esempio anche nell'ambito dei modelli, delle parti del modello dedicate all'autoriciclaggio, è quello dei prezzi di trasferimento nei grandi gruppi internazionali. Questo lato, appunto, lato vostro, lato consulenti, si traduce in team multidisciplinari, no? Assolutamente, noi abbiamo sentito subito l'esigenza, io ho la fortuna di lavorare in uno studio multidisciplinare che riunisce competenze di avvocati e commercialisti. Fin dalla emanazione del decreto fiscale, poi con la legge di conversione, ci siamo subito convinti che fosse necessario creare dei team multidisciplinari in cui abbiamo degli avvocati penalisti, degli avvocati esperti di corporate governance, degli avvocati tributaristi e anche dei commercialisti, con l'idea proprio di creare insieme alle aziende dei modelli organizzativi che siano non solo ovviamente
efficaci dal punto di vista della prevenzione degli illeciti, ma anche efficienti e effettivamente applicabili. Guardi, uno dei temi più delicati in materia di 231 è quello della implementazione di regole che possano essere effettivamente osservate all'interno di un'azienda, perché se noi creiamo un sistema, diciamo, faraginoso, che poi rimane esclusivamente sulla carta, cioè un documento magari scritto benissimo ma che non viene applicato dall'azienda, non abbiamo fatto un lavoro, diciamo, efficace o che abbia anche semplicemente un senso, perché quello che un giudice andrà a vedere nella denegata ipotesi, come dicono gli avvocati, di un reato, quello che andrà a vedere è se il modello organizzativo è stato effettivamente attuato. Quindi un altro dei temi, diciamo, che io ritengo assolutamente importantissimi e imprescindibili, una volta che il modello organizzativo sia stato studiato, elaborato, e per elaborato intendo dire elaborato un modello che sia concretamente applicabile dall'azienda, deve essere attuato, non deve rimanere sulla carta. E come già avviene per gli altri reati o per le altre parti speciali del modello di prevenzione dei reati, mi correggo, ci deve essere un organismo di vigilanza che effettua veramente questa attività di verifica e di valutazione circa la concreta attuazione del modello organizzativo. Con l'ingresso dei reati tributari, la funzione, tra i reati presupposto 231, la funzione dell'organismo di vigilanza si complica parecchio, perché deve interagire, secondo me, con tanti diversi ruoli all'interno dell'azienda. Secondo me è molto importante che sia quindi costruito un sistema corretto di flussi informativi tra l'organismo di vigilanza, chiaramente il board, e chi si occupa della tax compliance dell'azienda. E uno degli aspetti fondamentali è quello dell'attribuzione corretta dei ruoli e della disciplina e regolamentazione dei flussi informativi. E tutto questo deve poi riflettersi in un sistema che funziona, cioè un sistema in cui c'è una tracciatura anche e un flusso effettivo di informazioni. Quindi c'è tutto anche un aspetto formativo. C'è un aspetto formativo che è importantissimo, perché le persone destinatarie, mi riferisco soprattutto evidentemente ai membri, diciamo, di staff di un'azienda che si occupano di bilancio, che si occupano di fiscalità, che si occupano di contabilità, devono conoscere molto bene le regole del modello organizzativo finalizzate alla prevenzione degli illeciti e devono poter soprattutto segnalare eventuali anomalie. Questo è fondamentale. L'attribuzione di questo ruolo e anche di questa, diciamo, sensibilità e responsabilità in capo ai soggetti è un elemento fondamentale. La formazione è sempre il primo tema, perché il modello è effettivo ed è idoneo se è un modello diffuso ed è un modello conosciuto. Cioè, l'errore più grande che può fare un'azienda è quello di avere un modello sulla carta che poi i destinatari del modello non conoscono. Sui reati tributari, un altro aspetto, mi è venuto in mente proprio parlandone in questo momento con lei, un altro aspetto che secondo me è estremamente significativo è che il modello organizzativo nella parte di prevenzione dei reati tributari dovrà essere portato a conoscenza non solo delle persone all'interno dell'azienda, ma di tutti i possibili stakeholder o i possibili soggetti che in qualche modo interagiscono con l'azienda rispetto a tematiche sensibili dal punto di vista tax. Prima facevamo riferimento ai gruppi e anche ai gruppi internazionali. Probabilmente il modello organizzativo dovrà essere conosciuto rispetto a determinate procedure anche da parte di soggetti di altre società del gruppo che comunque si relazionano su tematiche sensibili dal punto di vista fiscale con la società che ha elaborato il modello organizzativo. Questo è un altro tema molto molto importante. Ecco, ma la mia curiosità riguarda anche il fatto appunto che ci siano, penso, diverse società che partono da zero, no? A livello di... Ah, certo, le società che partono da zero dovranno chiaramente fare uno sforzo importante. Penso le società più piccole. Le società più piccole. Le società più grandi si avvantaggiano evidentemente del fatto di avere probabilmente già un modello organizzativo di base, di avere un sistema, diciamo, probabilmente di compliance fiscale più evoluto, o magari uno staff anche più organizzato e preparato sulla gestione, diciamo, anche continuativa di determinate tematiche. Le società che partono da zero però hanno una grandissima opportunità dall'altra parte,
che è quella di partire subito su questo progetto con un'ottica e una prospettiva massimamente sinergica. Aggiungo anche un altro tassello importante, che è quello della responsabilità sociale d'impresa. È un argomento ormai sempre più importante, più significativo, più dibattuto. Ecco, secondo me una società che vuole dirsi sostenibile e socialmente responsabile deve essere una società anche compliant dal punto di vista del B3-1, onestamente. Perché è un elemento importantissimo, cioè non può essere socialmente responsabile se non ha al proprio interno gli anticorpi organizzativi, quindi le strutture finalizzate alla prevenzione della commissione di illeciti. Quindi, diciamo, forse chi parte da oggi, diciamo, dalla necessità e dall'opportunità di implementare dei modelli organizzativi ha un grande sforzo da fare, ma anche la grande opportunità di partire già con un progetto e con un modello organizzativo che sia un modello integrato, in Bene. cui le tematiche tax, le tematiche legali, le tematiche di efficienza e le tematiche di responsabilità sociali possono essere affrontate in modo con un approccio massimamente sinergico e quindi più efficiente. Bene, avvocato, il nostro tempo purtroppo è finito. La ringrazio molto Sono io per che la ringrazio voi. disponibilità. Sicuramente torneremo su questo tema e cominceremo insomma a vedere anche gli effetti sulle Assolutamente. imprese. Grazie intanto di nuovo e un saluto ai nostri telespettatori. Restate con noi.